fiamma al giorno, energie dell'8 di maggio. Scegliete la vostra variante, luna, rosa rossa, corallo. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie dell'8 di maggio per tutte le tre varianti. E la luna sarà, diciamo, alle prese a in un alle prese di un un'evoluzione che vi porta a uscire da dei confini e degli schemi invisibili, e quindi siete in una fase di crescita che vi porta proprio a uscire da quelli che possono essere i condizionamenti, ecco, chiamiamoli così, condizionamenti e credenze che non, di cui non siete consapevoli, quindi sarete sfidati proprio nel campo di quello che sono gli schemi e le credenze per compiere delle azioni importanti, per agire, per entrare a contatto con quello che è la vostra forza di materiale, di materializzare questa crescita senza far attenzione, troppa autorità, dar troppa attenzione, troppo valore all'autorità esteriore. Qua c'è qualche cosa che dovete arrivare a comprendere riguardo appunto gli schemi del sociale che impediscono una vostra presa di posizione, la vostra energia maschile è trattenuta, è ancora soffocata da questi confini, da queste credenze. Quindi uscite da queste credenze, riappropriatevi della vostra capacità di ascoltare e di agire in base all'anima, e ci sarà appunto, questa sarà diciamo una sfida che arriverà proprio per fare in modo che voi possiate alzare la vostra vibrazione attraverso, appunto, sarà qualche sfida che arriva, ma sarà fondamentale per appunto questo processo di crescita, ecco. Dovrete poi riappropriarvi appunto di quello che è il potere della materializzazione di ciò che sentite, e solo allora comincerà appunto il vero viaggio. Siete ancora trattenuti, ecco, questo significa, prima di poter cominciare una fase importante di novità, una nuova fase della vostra vita, dovete uscire da quelli che sono i confini delle credenze e degli schemi, e sarete sfidati su questo, ecco. Questa è la cosa che volevo dire, è stato un po' un po' difficile da spiegare all'inizio, ma questo è quello che vi spingerà proprio a creare la vostra realtà materialmente, ma prima dovete andare a gestire, diciamo, questi confini, infrangi i confini, guardalo qua. Ecco, ha spiegato tutto lui, non era semplice, ma è arrivato. Qua inizia il nuovo viaggio, ma prima bisogna infrangere i confini, e sarete sfidati su questo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ok, qua mi sta dicendo, qua c'è ancora qualche cosa che va rilasciato per poter entrare nel proprio potere interiore, nella propria sovranità interiore. C'è ancora qualcosa che vi trattiene, e per la rosa rossa sono delle maschere, ferite che ancora vi trattengono in uno stato di, tra virgolette, io lo dico sempre, infantilismo animico, cioè siete ancora bambini, dovete ancora fare quello scatto di crescita che appunto abbiamo detto anche per la luna, e sono proprio delle maschere, delle barriere, delle ferite che ancora dovete rilasciare. Fate sempre il lavoro che io vi dico sulle emozioni, che quello è fondamentale, vi porta a contatto con la vostra interiorità e vi mette a contatto col proprio potere interiore, con la propria luce. E allora tutto questo, queste maschere saranno proprio, polverizzate, e andrete a fare questo passaggio di maturazione animica. Andiamo un po'. Ecco, questo me lo sta dicendo, sì, se c'è una relazione bloccata, qua mi sta dicendo che questo lo dovete fare soprattutto per quanto riguarda una relazione che in questo momento è bloccata. Potrebbe essere anche con vostro marito, non è detto che sia solo in un cammino di fiamma, ma anche con ogni tipo di relazione. Se vedete che è una fase stagnante, è semplicemente perché ci sono ancora delle situazioni che voi non avete visto, ci sono dei blocchi, ci sono delle ferite che vi stanno trattenendo in una sorta di limbo, quindi non potete godere della potenza di quella relazione. Quindi questo blocco sarà infranto, diciamo, proprio concretamente nel momento in cui andrete a rilasciare ciò che ancora appunto vi sta mascherando, vi sta ostacolando. Questo si fa, come dico sempre, attraverso il lavoro sulle emozioni, che ripeto e straripeto e ripeterò allo sfinimento. Affidatevi agli angeli, ovviamente, che vi porterà, diciamo, l'intervento divino nella vostra vita. Se vi aprite a riceverlo, ovviamente arriverà. E il corallo, vediamo un po'.
Eh sì, allora qua mi sta dicendo accettate tutto quello che sta accadendo in questo momento, anche se non vi piace, perché è karma che va sciolto, è karma che va rilasciato. Se ci sono delle situazioni di tensione, se ci sono delle situazioni di spiacevoli, anche per quanto riguarda la famiglia, gli affetti, se ci sono delle separazioni, se ci sono delle difficoltà, se vi sentite distaccati, tutto quello che sta accadendo vi sta dando la chiave per rilasciare delle situazioni karmiche, quindi ci saranno dei cambiamenti importanti. E questi cambiamenti però saranno il risultato anche di un lavoro di accettazione e di lavoro su se stessi. Quindi se ci sono tensioni, appunto, situazioni che devono essere messe a posto, che creeranno un cambiamento, non diciamo sottovalutate la sfida, accettate e lavorateci su perché va rilasciato. Qua c'è una richiesta da parte dell'anima di rilasciare delle situazioni che ormai non vi servono più a livello animico. Quindi rilasciate, rilasciate. Possono essere anche delle situazioni familiari che devono essere messe a posto, però accogliete la sfida perché è appunto un momento di rilascio importante karmico. Eh sì, qua mi sta dicendo che ci sono delle situazioni che sono bloccate, sono situazioni o relazionali o anche burocratiche bloccate che chiedono di essere risolte. E questo però appunto va fatto attraverso una totale accettazione di ciò che sta accadendo senza metterci di mezzo la mente, che poi la mente, le ferite possono invece che risolvere i problemi possono acutizzarli. Ecco, fiamme gemelle. Qua mi sta dicendo se appunto se c'è qualcosa riguardo alle fiamme gemelle, se siete fiamme, ci sarà qualche cosa che va rilasciato, accogliete tutto quello che vi sta arrivando, tutte le tensioni, i blocchi saranno sciolti nel momento in cui accettate la sfida, i cambiamenti saranno incredibili e anche definitivi, saranno dei cambiamenti ufficiali, anche dati da situazioni burocratiche, se ci sono separazioni, se ci sono situazioni da sistemare, verranno sistemate e guardate la vostra realtà che è lo specchio di quello che è la vostra energia, rilasciate.